arriva sul secondo palo Caldirola. Caldirola! Caldirola! Ha pareggiato il Monza col giocatore cresciuto proprio nell'Inter. 2-2 al 93esimo. L'ha voluto questo risultato, il Monza ha cercato fino alla fine anche con i cambi dell'allenatore di essere ultra offensivo. È arrabbiato Inzaghi perché la palla persa da Mkhitaryan nel mentre io ho perso completamente la voce. E che dire, belli i cambi, davvero. Ho cercato due o tre tweet dopo la il gol di Caldirola. Mi viene fatto notare come sia imbarazzante fare turnover per togliere Barella e comunque Çalhanoğlu, che si era fatto male, ma comunque più che altro Barella, fare turnover, perché questa è stata la decisione secondo me di Inzaghi, giocando ogni tre giorni quando Kimmich ne fa 50 al Bayern, e c'ha anche ragione. Però questo nasconde un problema di fondo, ovvero che l'Inter conta 12 giocatori, 11 più Lukaku e qualcun altro poi gli altri sono letteralmente giocatori per il quale non si vuole vederle in campo la presenza appunto di dei vari Çalhanoğlu, in questo caso Aslani, e come abbiamo visto Lukaku non in forma, Gosens che vabbè ha provato a fare qualcosa a partita in corso ma non hanno mai terminato, e questo Dumfries che comunque entra in campo e che fa autogol, perché ora non so quanto sarà gol di Caldirola, ma fa autogol, già un giocatore che ha un procuratore, che ti fa notare che questo mondiale non aiuterà Dumfries a cercarsi un'altra squadra. Insomma, già queste parole non è che siano proprio il massimo, quindi direi che se non avevo voce non è che ho urlato il gol di Caldirola, no, è semplicemente noto che la Juventus ad oggi in classifica ha 3 punti in più dell'Inter, e questo vuol dire non mollare mai, non mollare mai, non ritenere nessun campo, nessuna trasferta qualcosa di fattibile. Paro Serse cosmico sta voce, lo so, probabilmente sì, ma non l'ho più, quindi faccio il video uguale, anche le pagelle domani, e niente, l'Inter questa doveva averla messa in cassa, perché quando vedi Lukaku al 91esimo che batte una rimessa laterale e Lukaku non riesce a controllare un pallone e Dzeko dalla panchina se la ride, sembra quella scena che vedi un po' a calcetto, cioè sembrava quasi come l'Inter non avesse captato il pericolo. E questa sensazione, da quando c'è Inzaghi, che l'Inter non sappia soffrire in alcuni momenti della stagione, ce l'ho, perché non per fare un paragone con la partita di quella famosa Bologna-Inter, però oggi, cioè, io non posso vedere solo da immagino interista quale possano essere le altre persone, solo Lautaro che ha voglia di chiudere ulteriormente questa partita, e solo vedere quelli che cominciano, che magari dovevano chiuderla tutti insieme senza nessun ingresso, cioè doveva rimanere quel Dzeko che oggi non ha fatto ovviamente quello che può fare ogni partita, perché comunque il cartellino conta anche 35 anni, cioè Skriniar che gli hanno fatto quello striscione dalla curva e appena gli hanno fatto con voglia di dimostrare quell'intervento subito con quella randellata. Ho visto dei bei gol, l'Inter l'aveva fatto bene il primo tempo, bellissima anche la risposta del Monza con Churria e Carlos Augusto, che sono dei fattori di questa squadra che con Palladino al Lu Power Stadium sta facendo cose incredibili, da andare, da ritornare in B, questi stanno stupendo tutti, e poi Galliani con quella faccia che è maledettamente rossoneo dentro l'anima. Autolesionismo di Dumfries puro, totale, l'ho visto anche dopo quell'azione, non riuscire a mettere un cross, è fuori luogo la presenza di Dumfries in questo momento all'Inter, dannosa quasi. Quindi quel Darmian che ha sbagliato il gol al Napoli, comunque se deve avere un atteggiamento più calato di questo Dumfries che è entrato così, capisco che Caldirola sia più alto di te, ma dovevi fare una cosa, dovevi difendere quell'azione, e capisci bene
che l'Inter comunque continua a subire tanto, e non aver subito gol nella partita contro il Napoli è stato letteralmente un miracolo, perché l'Inter subisce una valanga, e non hanno sentito l'importanza della partita. Ecco perché veramente quando io oggi guardo i post sotto gli autogol che ricordano che la Juve abbia vinto ancora, e leggo i commenti delle persone, fiuto quella paura che io non vedevo dal 2018, perché dopo una vittoria, comunque anche discretamente bella e meritata, ma ne parliamo domani, io non avevo visto tutti questi commenti. Prima, quando magari, sai, neanche si dava troppa noia, si disturbava, eravamo lassù. Ora che abbiamo anche messo una distanza che ci potrebbe permettere addirittura, dico, non permettere magari, di perdere col Napoli, di vedere l'Inter, che comunque nelle prossime tre ha delle possibilità per rifarsi: Inter Verona, Inter Empoli, Cremonese Inter. Nella piattaforma viola avevo quasi fiutato Monza Inter come una delle partite più complicate nel mese di gennaio rimaste dopo questa vittoria con il Napoli. Hanno effettivamente giocato e l'hanno poi pareggiata, perché qualcosa poteva succedere. L'avevo prevista, l'avevo detto, però c'è questa sensazione che nell'Inter, se tu vada a recriminare a Inzaghi il fatto che aver tolto Barella vuol dire che l'Inter in questo momento i tifosi sono convinti e si sentono di avere ragione, affermando che chiunque entri è un problema. Quindi l'Inter ha palesemente un problema di affidabilità, di panchina lunga che in realtà non ha, perché questi sono i giocatori come vengono trattati.